Buon salve a tutti, dato che avevo un pochino di tempo, ho deciso di andare avanti con Dragon Quest perché insomma è molto lungo, quindi portiamolo avanti oggi. Starò qui un'oretta qualcosa e poi sabato tutto normale lo porterò quasi per tutta la giornata, cioè a partire dalle 1:30 fino appunto fino alle 21:30, poi con la pausa in mezzo. Comunque, facciamo partire subito il gioco perché dobbiamo andare alla fortezza del terrore. Quindi parti e transizione. Spero che si senta tutto. Adesso deve partire il gioco. Ok, spero che si veda. Dovrebbe vedersi. Ok. Allora, da me abbasso il volume perché è un po' troppino. Ok, a posto. Andiamo avanti. Allora, come potete vedere, mi sono allenata anche troppo, però non importa, è meglio così perché poi al post game devo arrivare a 99. Quindi, buon per me, tanto non è un cheat, è fattibile, basta usare appunto il potere pimpante elettroluce e riesci a beccare il Ray Slime lì, sei a posto, livelli tantissimo. Allora, l'intro l'avevamo già letto 2 live fa, quindi non serve, tanto praticamente abbiamo risolto la roba a caldo con la sacerdotessa che aveva nascosto a tutti che suo figlio era diventato Tatsunaga, questo dragolupo, e niente. E poi abbiamo fatto anche la spada. Allora, prima di andare appunto alla fortezza del terrore, non so se si vede da qua, no, non si vede da qua, però devo ritornare un attimo a Galoppoli. Vado a Galoppoli, Galoppoli, dov'è? Città di Galoppoli, eccola qua. Allora, andiamo alla città di Galoppoli perché il caro Franez, diventato il mio primo follower nonché amico, ci aveva ragione. Avrei dovuto controllare per bene la stanza del sultano, mi pare quello di Farsis. Quindi andiamo perché c'è una missione ad Acronia, quella della locandiera di Dragon Quest 9. E in teoria l'oggetto avevo visto giusto, cioè all'inizio avevo toppato perché avevo pensato appunto a Valor, dato che ci sono i cavalieri. Però poi dopo, quando sono andata a rileggere la missione, diceva no, nobili cavalieri, quindi nobili, quindi appunto Galoppoli, e in teoria dovrebbe essere qua. No, non è questo, allora forse è l'altra stanza. Comunque non l'avevo controllato bene perché era vicino al letto. Quindi prendiamolo, andiamo ad Acronia velocemente, così almeno finiamo con la missioncina. Eccolo qua, io qua non l'avevo visto. Io stavo cercando libri e cose così. Eccolo qua. Ok, era questo, non l'avevo visto. Quindi teletrasporto, andiamo ad Acronia, ingresso. Ci andiamo velocemente, poi torniamo a Erdrea, chiamiamo Cetaceus, la balena volante, e andiamo alla fortezza della torre lì, del terrore. Fortezza della torre, cosa sto dicendo? Sì, salviamo qua. Ok. Comunque, meno male che abbiamo portato avanti anche Acronia, così almeno dopo il secondo atto ce ne mancano pochi da fare. Allora, andiamo qua. Riposo del viandante. Ecco qua. Oh, ora andiamo a parlare con la tipa qui. Ah, eccoti qui, carino. Allora, com'è andata? Sì, l'ho trovato.
Ottimo, mi hai portato Essere Re, dal titolo direi che è il volume che stavo cercando. Ora facciamola spogliare a Nadine. Ok? Un vero re non dimentica mai chi è, nemmeno nelle avversità. Un vero re si assume la responsabilità del benessere del suo popolo e non scorda mai che è il popolo a venire prima di ogni altra cosa. Se un re perde il suo orgoglio, saranno i suoi sudditi a subirne le conseguenze. E un re che fa soffrire il suo popolo non è degno della corona. Capisco. Dunque, quando un re perde il proprio orgoglio, sono i suoi sudditi a risentirne di più. Certo, ha senso, e lo stesso vale per un lucandiere. Se perde il suo orgoglio, i suoi ospiti ne pagano le conseguenze. Il che significa che i miei ospiti stanno soffrendo terribilmente a causa del mio malumore. Che razza di lucandiera sono? Avevo quasi scordato l'unica cosa che conta, i miei clienti. Il libro ha funzionato a meraviglia e Nadine è tornata quella di sempre. D'ora in poi andrà tutto bene ed è solo merito tuo. Vorrei darti una cosa per ringraziarti. Ok, fiala di succo sacro. Far tornare sorrisi a una persona può sembrarti un'impresa banale rispetto alle tue grandi gesta, ma fidati di me. Il sorriso di Nadine è davvero speciale e rende tutti felici. Credimi, quando Nadine era depressa tutti si sentivano tristi. La cosa de ci demoralizzava tutti, ok. Ma ora che è tornata allegra e felice possiamo tirare un sospiro di sollievo. Grazie, sei un portento. Ok, abbiamo completato anche questo, quindi andiamocene. Quindi a quanto pare qui non c'entra niente con un demone lì. Boh, forse il tizio che ha modificato il libro magari è andato da Nadine dicendo: senti, locandiera, fai schifo, vergognati. E allora da lì lei proprio, non lo so, perché tutte le altre missioni che avevamo visto c'erano dei mostri, degli sgherri lì che avevano fatto casino. Ok, lasciamo Acronia. Ok, ora possiamo andare, quindi chiamiamo Cetaceas. Ok, ora che abbiamo la spada di luce possiamo andare da... Ah, però c'è una barriera lì. Comunque le luci si sono accese, prima non erano accese. La fortezza è terrore circondata da una barriera opprimente che ti impedisce di avvicinarti. Ah, ok, con la spada di luce si può fare. Ok, ottimo. E allora usiamola. Wow. Me la immaginavo più possente, però vabbè. Ok, sarà un bel labirinto. Dai, con la spada della luce ce la possiamo fare. Ah, non sono proprio... Cioè, non è fuoco quella roba blu. Sembra una lampada lì. Poi, ovviamente, Iago. Perché prima non c'era, non mi pare. Non lo so, non mi ricordo più. Comunque. Che belle queste lampade svolazzanti. Allora, andiamo. Oh, l'estetica è veramente bella. Caspiterina. Si è dato un gran da fare per farsi una fortezza. Oddio, dietro.
Oddio, cos'è? No, forse so chi è. La sentinella spettrale lì. È lo stesso che abbiamo incontrato con la storia di Eric. Oh mio Dio, quanto è gigante. È vero, manca l'ultima sentinella. Le altre sentinelle facevano ridere, dai. ジョジョ、この天空魔城の番人である。勇者、非力な人の身でありながら、我らが魔王軍の攻撃を飼いくぐり、ここまでたどり着いたことは褒めてやる。だが、お前たちなど魔王様が直々に相手をするまでもない。 Oddio, boss? Di già? Vabbè, tanto noi siamo super potenti, ce la possiamo fare. Non possiamo perdere adesso, coraggio, diamoci dentro. Ah, ovviamente Eric non si ricorda di lui. L'ultima volta ti è andata bene, ma oggi non avrai la stessa fortuna. Vabbè, lui se lo ricorda. Allora. Ah, è vero, perché io c'ho lui. No, devo cambiare. Preferisco Hendrik. Allora, che facciamo? Facciamo questo. Lei invece. Uragano no. Tornado rosa. No, incanta tutti i nemici. No. Facciamo. Ah, giusto, facciamo punizione. Facciamo accelerazione. Caspita, anche se sono a livello 80 è fortissimo. Comunque, facciamo una sequenza mozzafiata di 7 calci e le tecniche colpiscono un gruppo di nemici a caso. Luna miracolosa. Wow. Facciamo. È vero, lui non ha. Cioè, ho Omnicura che cura tutti quanti, che è fighissimo. Però no, sprecherei un sacco. Facciamo. Big Bang non l'ho mai visto, io un po'. Wow. Comunque. Anzi, no, facciamo danza. La danza lì. Gli altri cosa che dicono? Andiamoci dentro. Sto per scatenare, che cosa? Facciamo un bel giochetto. Tutta la mia furia, ok. Allora, facciamo super difesa prima. Allora, andiamo tutti vicino a lui. Io continuo a fare la danza, non mi frega niente. Ma vengo da te e facciamo... Tornado rosa, voglio vedere com'è. Ah, è più potente, ok. Vengo da te... No, è più bello, stanno guardando proprio in aria. Vediamo un po'. Bella domanda, non so cosa fare. Incantesimi? Che c'ha tanti attacchi... Facciamo colpo del palco ogni volta perché è quella più facile. Taglio alto, vai. Oh mio Dio. Ok, ha resistito. Giga pendente, vai. Facciamo... Ben fatale. Facciamo... A caso cos'è? Casualmente contro un nemico. Proviamo. Ok.
Uragano rosa l'avevo visto. Tira baci che non l'ho visto. Ok, normale. Facciamo mega pendente. E facciamo... Dov'è l'altro? Amore pericoloso. Diamogli un po' di amore a questo qua. Che bello, l'ho sconfitto con l'amore pericoloso. Oh, livello 83, 84, 79. Ah sì, perché Rabbia è rimasto ancora indietro. Bye bye. Non è tanto potere delucente, ma è di trovare i re slime. Basta trovare il re slime grigi e sei a posto. Bla 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 bla, vattene. Oh, l'ultima sentinella morta. Eh beh, effettivamente ci mancava un globo. Vediamo se li abbiamo tutti. In teoria sì. Perché avevamo ucciso Buga, Marvagio, quello dell'avarizia. Io un attimo, però prima devo salvare, eh. Bisogna curarsi. Matteiro, Homeros, omae to no innen, koko de owaraseru. Allora, salviamo qua. Ah, c'è pure una stellina proprio. Ah, ok. Ah no, puoi salvare, vero? Sì. Ah, ok. Serena e Rabbia sono 79. Ok, allora. Entriamo. Qui non c'è niente, tipo... il tizio della pasparola, no, quindi entriamo. Sarà un casino. Però è bellissimo questo posto. Certo che Mordigon ha fatto proprio un bel lavorone qui. Siete deboli, via. No, accidenti. Dulan neri. Attacco normale, sono deboli. No, caspita. Sono resistenti. Danni taglienti, così almeno uccidiamo quello lì. Ok. Allora, lì la porta è chiusa, lì è aperta. Però prendiamo lui. Oh mio Dio! No! Tu sei mio! Mio sei! Ti prego, colpo del tuono! No, devo avere Eric! Schieramento, ridammi Eric! Allora, non uso lui. Che non mi fido, cioè nel senso non vado direttamente da lui, facciamo prima lui. Ho paura che scappi dopo che lo avrò colpito, quindi... Non scappare? Ok, ti prego, tocca... Ecco, sei mio. Mio, questo attacco fa colpo critico, quindi lo colpisco subito. Ecco. Grande. 81, 71, 82, 80. Oh, che bello. Allora niente, per il momento ci teniamo Eric. Allora, combattiamo lui che non l'ho mai combattuto. Robo Centauro. Ok, colpo critico. Ok, entriamo qua perché lì è chiuso.
Oh mio Dio, cos'è? Che robottone è? Wow. Via, 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 via. Ok, globuli fusi. Sì, peccato che non ho trovato l'olio di Rospoli per fare appunto il boomerang per il caro Eric. Quelli contro gli slime grigi. Ok, andiamo da lui, che è la prima volta che lo combattiamo. Metal dragone. Sai cosa? Muori subito. Ma oh, caspita, ha resistito. E muori. Ok. Allora, facciamo così, perché... Allora... Oggetti... Ah, è vero, oggetti importanti, devo vedere. 1, 2, 3... No, aspettate, perché così in ordine. 1, 2, 3, 4, 5... Ma ne manca un sesto? Non erano 6? Manca quello argento. A meno che... No, mi sembra strano. A meno che il Iago non abbia preso quello grigio e l'abbia trasformato quello scuro. Però mi sembra strano. Vabbè. Comunque, prendiamo borsa degli oggetti. Ecco qua, acqua magica. Lo diamo a lui. Oh, ancora? No, no, non a lui. Ok, così almeno ci teniamo l'attacco per lui. Nel caso dovessi incontrare di nuovo... il metal slime colore. Ok, abbiamo sbloccato la porta. Ottimo. Ok, andiamo. Io mi ricordo che io qui ero tipo livello 50. Ho fatto veramente fatica tantissimo, perché io poi non sapevo ai tempi del potere pimpante elettroluce, perché se l'avessi saputo mi sarei allenata come una pazza, come adesso. E meno male che adesso lo so, quindi non ho più paura di niente, posso andare ovunque. Oh, non mi ricordo più. No, quello è l'ingresso qua, quindi devo andare per di qua. Ok. Allora, livello 2, però noi andiamo per di qua. Qui c'è qualche oggetto? Oh, qui ci sono questi robottoni. Ok, qui, scrigno mio. Cos'è? Orgoglio delle Valchirie. No, il potere della principessa! Mio! Forgia, forgia, non me ne frega niente. Oh, finalmente. C'è il mio costume preferito di Jade. Vai. Vai, eccolo qua, che bello. Ok, lo posso comprare? Sì. Non so da chi lo sto comprando, ma posso. Ok, abbellimenti. Ancora. Ancora un'ultima volta. Ok, allora qua battitura del fulmine. Ok. Qui battitura duplice. Duplice. Duplice, no. Valuta. Ok, finiamo. Oh, che bello. Manca la tiara. Forza. Ok, possiamo... No, fammi comprare. Ok. C'è pure l'ambulanza. Ok. In questi giorni da me c'è un sacco di ambulanza lì. Ok, colpo del genio, colpo del maestro. Ok, qua facciamo battitura incrociata. No, non così incrociata. E niente, facciamo battitura duplice. Battitura duplice. Ok. Duplice. Sì.
battitura normale, perché non mi fa... Oh, a posto, finito. Ok. Ce l'ho fatta. Via, 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 via. Esci, esci, esci. Ok, equipaggiamento. Finalmente Jade, c'hai il vestito più bello, secondo il mio modesto parere. Dov'è la corona? Ah, no, qua. Ecco qua. Completo da principessa guerriera, bellissima. Ah, poi sistemiamo anche le griglie. Griglie dell'abilità del 34, vediamo un po'. 36, no, devo aspettare. Eric invece coltelli. Questo cos'è? Doppiamente letale. Questo è utile. Ok, poi Serena non niente, Silvia niente, Jade cosa facciamo? Megera, ah è vero, devo sbloccare qua, quindi qui. Ok, che attacco è questo? Spalle vendicatrici, sacrifica la difesa di chi la usa per rispondere a tutti i colpi sferrati. Oddio. Ok, questo devo sbloccare. Oddio, dovevo fare anche qua per il potere pimpante, vabbè. Poi, Rab. Cosa possiamo fare per lui? Beh, effettivamente c'è qua, quindi... Qui. E basta, invece Hendrik. Hendrik l'ho finito, ma io penso che al post-game aumentino, secondo me, i poteri. Perché è impossibile che finisca così. Comunque andiamo... Che bello il vestitino alla principessa. Non so, mi gaso per piccole cose, ma non me ne frega niente. Ok, lo sapevo che dietro c'era un forziere. Forse un mostro? No, ok. Di qui slime. Questo di sicuro è un mostro. Lo sapevo. Ok. Battito di ciglia. Dopo del falco niente, facciamo colpo multiplo. Caspita, è resistente. Ah, ecco perché è pericoloso. Allora, incantesimi, Resurge. Sì, vabbè, ma quanto... È veramente pericolosissimo. No. Ok, curiamoci, diamo l'acqua santa a Eric, lo so, devo smettere di utilizzare troppi punti mana, però. Ancora, diamo un'elisi di saggezza, ok, allora andiamo sopra. Ah, è vero, c'è qua qualcosa. Lì non c'è niente. Ah, si può usare lei. Per cosa? Questo mi sembra strano, è la prima volta. Facciamo... Lancio stelle. Ah no, forse era meglio di no. Colpo multiplo. Ok. Ora puoi cavalcare la trucida. What?
No, ma che bello, scappa. Oddio, da che parte devo andare? Livello 1, ok, dove eravamo noi. Livello 2 esterno. Lì invece è chiuso, quindi io direi di andare qua. Uccidiamo lui. Ah, non... niente? Ah, caspita, perché lui ci vede come mostri. No. Una forza malevola ti blocca la strada, mi sfaccio, ma percepisci che il potere dell'uccello sarà in grado di dissiparla. Di sicuro succederà qualcosa. Wow. Ah, adesso posso volare sopra con il drago. Ok. E infatti, però noi vediamo dopo. Oddio, no, ho sbagliato. Dov'è? Ah no, ma qua è dov'ero? Aspettate. Ci sono il livello 2 esterno, ma ce ne sono due. Sto perdendo. Allora, diamo un'occhiata qua. No, infatti qua non ci siamo stati. Quindi andiamo qui. Sì, non mi interessi. Ma non ho evocato quello. No, 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 no. Ok. Vabbè, dai, uccidiamolo. Manticora. Facciamo B-Boomerang. Wow, questo sì che è forte. Facciamo Frustaton. Ucciso. Ok. Meno male che sono di livello alto, mamma mia, se no sarebbe stato un inferno. Ok, quindi lei serve solo per appunto non farsi sgamare da loro, ma tanto hanno troppa paura di me, chi vuole me. Non verranno mai. Ok, siamo all'esterno. Apriamo. Ok, crono cristallo. Mio, non c'è niente. Oh mio Dio, sembra una mano. Eh sì, effettivamente. Ok, andiamocene. Sì, bla bla bla, tanto non ho paura di voi. Lì ci sono state, lì livello 1. Ma no, ma io qua ci sono già stata. Ma no, che scema che sono. Non dai dall'altra parte, giusto? Vabbè, tanto almeno abbiamo preso la roba. Ahia, vabbè, non importa. E perché c'ho un problema con la levetta lì che ormai è andata. Allora, se noi usiamo te, dove ci porti? Ok, lì bisogna sbloccare, però intanto vediamo qua. Ok, lì c'è un oggetto. Ok. E lì c'è qualcosa? Niente? Ok. Giù tanto non c'è niente. Andiamo per di qua. Ok. Livello 2 esterno. Lo sapevo io. Wow. Ok. Questi due stanno proteggendo lei. Qui. Ok, ma volevo vedere se c'era qualcosa. Sì, c'è qualcosa. Ma intanto proviamo a uccidere uno, così ce lo aggiungiamo nella lista. Facciamo il boomerang. Facciamo anche... No, questo qua... no, io ho fatto blu, non quello verde. Facciamo anche lui. Lei cura slime addirittura, perché cura se non sbaglio. Beh, dato che si chiama cura. Dio mio, che domande mi faccio? Ok. Andiamocene. Oh mio Dio, c'è il fratello di Buga lì. E ci sono anche loro. Vabbè, dai, uccidiamoli.
l'incubo di Jade. Oh, ho ucciso. Siamo fortissimi. Meglio così, così almeno finisco questo gioco prima. No, 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 non voglio ballare. Comunque devo controllare bene la zona perché secondo me potrebbe esserci un tempireo qui da qualche parte. Wow, che bello. Ok, che mi è servito andare qua? Ah, ok. Ok. Siamo qui, però devo prendere questo. Durobot. Sì, Durobot. Ok, morti. Prendiamo e saltiamo. Sì, salta bene però. Ok. No, 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 non mi va di ballare, anzi qui non c'è niente, no. Quindi andiamo qua. Ma quello mi sa che l'avevo già combattuto. Non qui, però da un'altra parte quando ho usato Cretaceous, quindi... Quindi niente. Ok, lì c'è qualcosa. Ok, l'ho visto. Oh mio Dio. Però quello l'abbiamo già combattuto. Ah, vicino a caldo. Ok, ricettare direttive generali. Non mi dire, forse... Aspettate. Aspettate, non mi dire che è quello che penso io. Fa che sia il costume, fa che sia quello. Sì, che bello. Posso, sì. Pelle di drago, sì. Questo è l'abbigliamento di Hendrik, mio. Sei mio. Adoro questo vestito. Ok, allora. Battitura doppia per di qua. Qua è un po' più difficile, però. Sfera un colpo critico. Facciamo un batti normale? Ok. Battitura duplice. Ok. Duplice qua. Duplice. Perfetto. No, questo battitura normale. Valuta. Benissimo. Brillimenti. Battitura di fulmine. No. Fulmine. Niente, verrà un più due. Non importa. Non importa. Ci penserò dopo a fare più tre. Arrivato a perfezione, ottimo. Meno male. Guarda che diceva va benissimo. Forse per gli ultimi due colpi alla fine è arrivato più tre. Va bene. Facciamo l'altro abbigliamento. Eccolo qua, che bello. Meno male che c'ho già i materiali. Si possono comprare, anche se non so da chi va a comprare i materiali. Però meglio così per me. Quindi. Ok. Oh, colpo di genio. Colpo maestro, ok. Facciamo battitura normale perché ho paura. Ok. Colpo critico, no, lì non vado a sbattere perché sennò. Ok, facciamo fulmine qui. Ok, facciamo duplice qua. Questo è un po' troppo? No, va bene. Duplice. Com'è? Proprio bene. Abbellimenti, facciamo fulmine qui. Fulmine qua. Ok, valuta. Benissimo, niente, non ce l'ho fatta, non importa. Adesso lo risistemo, lo voglio più tre. Infatti, lo risistemo.
Non me ne frega niente. Dov'è? Rielabora? No. Dov'è? Calzarete, amuleto di gemma, stivali del generale. Dov'è? Dundrasil, Galoppoli. Ecco qua, giacca del generale. Sì. Ok, facciamolo bene, quindi. Ancora. Colpo di genio. Farei qua. Colpo critico addirittura, facciamo. No, forse un po' troppo. Ok, no. Senti, non riesco a farla bene, perché? Ok. Ok, valuta. Ok, a posto, più 3. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Basta così. Che sta facendo Eric? Ah, ok. Comunque. Tanto dubito che arriverà un altro slime grigio, però. Allora, schieramento, rimettiamo il nostro bellissimo Hendrik. Equipaggiamento. Eccolo qua. Questo e poi. No, gli stivali. Stivali, c'è un loro lì, eccolo qua. Andiamo al completo, ecco qua il generale, ma quanto è bello. Dove sei? Eccolo qua, ma loro due sono perfetti insieme, vestiti così. E poi vabbè c'è anche Silvia vestito così, io invece non ce l'ho uno vestito così. E io sono vestito in questo modo, in onore di Dragon Quest 8. Oh, questo l'abbiamo già combattuto a caldo. Ok, liberiamo questo. Fantastico, ce n'è un altro, caspita. Vabbè, intanto uccidiamo questo qua. Il dragoliere infausto. Ok, andiamo. Ok. Ah, sopra c'è un forziere nostro. Ok. Adesso andiamo per di qua. Dove siamo? Ok, bisogna andare all'esterno, però andiamo di là, che è chiuso. Ah, qui non possiamo andare. Possiamo? Ah no, sì, usando lui. Ok, così non dobbiamo farci male. Wow. Questi sono utili. Questi possono. Questi avrei dovuto mettere Eric, sono facile. Questi possono dare le pinte ciliegie, se non sbaglio. Sono utilissimi. Oh mio Dio. È fortissimo questo. Che succede? Ah, già, vero. Ha avuto vite. E io
sono diventato così. Ottantacinque. Ok. Qui. Gettone 800, ok. Qui invece? Queste sono resistenti rispetto a quei due lì. Ok. Ah, accidenti. Oh, ciao Red Pirates. Sì, abbastanza bene. Dato che avevo tempo libero, sto continuando con Dragon Quest, così almeno mi porta avanti, dato che è stralungo sto gioco. Cioè, io ancora devo finire il secondo atto. Però sono messa bene. Sì, dato comunque sono messa bene perché sono arrivata al livello 80 qualcosa. Mi sono allenata tanto. Così almeno faccio più veloce, perché sennò se fossi stata come ai tempi lì quando avevo giocato la prima volta lì, che ero tipo quasi 50, ce ne mettevo di tempo a finire qua. Alice mi ha detto se ti beccavo online di scusarsi se non è ancora passata. Ma no, ma non è un problema, tanto comunque mi può trovare. Di solito sto sempre a questo orario qua, comunque non è un problema. Se uno ha problemi, ha degli impegni, nessun problema. Cioè tutti noi abbiamo impegni, quindi non si deve neanche scusare, tanto può passare quando vuole. Se vuole ovviamente. Ok, qui gettoni, ok, penso di aver preso tutto, erano solo tre gettoni lì, ok. E lei che mi ha detto di guardare i profili, mettere i follow, io non ci avevo fatto caso. Ok. Sì, ma io su Instagram di tanto in tanto metto nelle storie notizie sulle live, quindi di solito le metto quando magari ci sono dei cambi di programmi, tipo questa volta, perché in teoria oggi dovevo portare Sonic, che l'ho fatto, solo che poi l'ho finito subito, perché il boss a quanto pare era abbastanza semplice, quindi niente, dato che avevo tempo ho detto vabbè, andiamo avanti con Dragon Quest. Poi da lunedì in poi finalmente con Shadow the Hedgehog. Dovrei pure io, ma non riesco così, ma è sicuramente un metodo che funziona. Sì, perché questo qua mi aveva consigliato un ragazzo che mi segue, dopo aver visto il gameplay di Dragon Quest, Franez, e lui mi ha detto, ma sei su Instagram, perché così magari potresti mettere le storie lì e so quando sei in live, quindi è stato lui che mi aveva consigliato di fare così. Perché sennò io non ci avrei pensato. Ok, no, stavi lontano te. No, mi sa che lo devo beccare. Lo sapevo. No, è resistente anche lui, via. Boh, resistente più o meno. Ok, qui ci sono sempre loro. No, stavi lontano. Vediamo qua cos'è che c'è dentro. Oh, mini medaglia. Che poi io non so nemmeno quanti ne ho. Non sono neanche andata all'accademia. Ah, 50 mini medaglie. E allora sì che devo andare all'accademia dopo. Questi qua si flettano tra di loro. Ma è bellissima sta cosa. No, non mi guardare. Si stavano flettando tra di loro. Qui, livello 3 esterno. Ok. Qui di sicuro c'è qualcosa. No, non c'è niente.
Ma tra l'altro Dragon Quest l'ho sempre sentito nominare, ma non ci ho mai manco guardato. Guarda, allora, io la prima volta che ho giocato è stato Dragon Quest 9, primissima volta. Poi ho saputo della serie, però io non ho mai giocato ai primissimi giochi. E Dragon Quest 9 l'avevo giocato sul Nintendo DS. Difficile, però molto molto bello, anche se preferisco questo, perché Dragon Quest 9 non avevi un solo personaggio che lo potevi personalizzare, quindi potevi cambiare colore dei capelli, potevi scegliere maschio e femmina, perché eri un celestiale, quindi era tuo personale. Però i tuoi compagni, anche loro sono personalizzabili, non hanno una storia. Invece questo qua, Dragon Quest 11, che poi l'ho visto dopo, e l'ho preso, mi è piaciuto tantissimo perché i personaggi sono simpatici. È vero, vabbè, il personaggio qua è un fesso, non ha una personalizzazione. Questo qua non parla, parla soltanto nei flashback quando è piccolo, però il resto non parla. Invece gli altri personaggi sono simpatici. Ma è l'ultimo che è uscito? Sì, questo è l'ultimo. E grazie a Franez che mi ha tenuto a corretto. Oh mio Dio, perché mi trovi grigio? Scusa, perché ti dà un sacco di punti. Allora, cambiamo. Ok. Ti prego non scappare. E comunque stavo dicendo che quest'anno dovrebbe uscire il remake di Dragon Quest 2, mi pare. Perché, se non sbaglio, il primo Dragon Quest, il secondo e il terzo sono collegati. C'hanno una storia concatenata. E quindi penso che stanno partendo dal 2, perché magari è il prequel, quindi inizio degli altri, se non sbaglio, non lo so. Però dovrebbe uscire quello con una bella grafica. Non penso che sia così di grafica, però sta uscendo e sono contenta, perché così almeno conosco un po' la storia, perché praticamente questo gioco qua, l'11, è un gioco che è uscito per festeggiare, mi pare, i 30 anni di Dragon Quest. Infatti questo qua è collegato un pochettino ai primi Dragon Quest. Sì, un casino, però a me piacciono questi giochi qua. Poi altra serie che avevo giocato, perché l'avevo trovato su Steam lì, è la serie di Tales of. Io ho giocato a Zestiria. Ok, uccidiamo questi. Zestiria e Berseria, che vanno insieme a livello di storia. Poi c'è Sinfonia e poi Vesperia, quello che c'è su PC. So che ce n'erano tanti altri che erano usciti per console, quelle vecchie, molto molto vecchie. Però devo dire che preferisco Dragon Quest. Non so, ma sarà per lo stile dei disegni di Toriyama, questo disegno colorato, poi mostri comunque iconici. Scappo che devo seguire una parte che guarda. Ma sì, tranquillo, anzi, grazie per essere passato. Mi è fatto piacere risentirti. Ok, non mi ricordo più dov'è che dovevo andare. Ok, qua. Sì, ok. Allora, no, questo qua l'avevo già picchiato. Oh, però stato d'oro, no, sei mio stato d'oro. Caspita, è resistente. Gran custode. Allora, proviamo a fare i poteri pimpanti. Dai, turbine di fuoco, sonne schiaffi, giocoliere fulminante, bacio della morte, doppio stordimento. Blocca un nemico e poi lo fa a pezzi. Proviamo, dai. Ok, l'ha fatto veramente a pezzi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Andiamo avanti. Qui non c'è l'esserino, vero? Ma no, aspettate, questo è il livello 3. Ma io ci sono già stata qui. Ma mi sa che ho sbagliato. No, ci sono già stata qui. Io devo andare al livello 4.
Esatto, qui devo andare. Quindi, per di qua. C'è un po' un labirinto, però non è tanto labirintoso come il Castelloro. E lì è un casino perché è tutto dorato, quindi non si capisce niente, perché è tutto uguale. Oh mio Dio, no, stammi lontano, maledetto. Ok, lingotto d'oro. Ah, ecco perché lo volevi proteggere. Ma dove devo andare? No, quella è la torre. Qui? Oddio, sono caduta. Ah, forse dovevo stare qua? Penso. Qui? Dov'è che mi porta? Ok, qui non ci sono stata. Vero? Eh no. Allora, qui ho visto. No, 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 stammi lontano. E che cavolo, ma. Ma dai, ma cos'è che tieni nascosto lì? Compare Erskine, sì, ma questo qua l'avevo già combattuto ai tempi. Cazzo, che è resistente. Facciamo il primo crusta, vai. Ok, livello 81. Fai vedere. Ah, ecco, applicazioni pratiche dei liquid slime. Cos'è che hai? Spade liquid slime? Wow, ecco, queste sono utili. Vabbè, le corazze sì, ti rendono potenti, però le armi sono utili. Fammi vedere. Proviamo a vedere. Quindi abbiamo tutto il resto. Perché gli spadoni e spade le avevo già fatte. Fammi vedere. No, spadoni ce l'ho. Spada ce l'ho. Ah no, ma è la stessa. Però ho completato qua. Ok, no, vabbè, è la stessa. Perché qua appunto il boomerang. Ah no, questo boomerang lo posso fare. No, fammi vedere il resto. Scusate, devo vedere un secondo. Allora. Ok, questo ce l'ho. Ah, è un'altra spada. È più potente. Ah, ho capito. È più potente, ecco perché. Allora il boomerang lo posso fare. Infatti, questo è ancora più potente. Spadone. No, questa spada. Abbiamo. Ecco qua, questo non sono riuscita a farlo, però questo lo posso fare. Facciamolo. Poi vabbè, con calma farò anche gli altri armi lì. Le altre armi lì. Allora, battitura quadripla. Vabbè, più o meno quadrupla. Facciamo qua. Sono stati dimezzati. Triplice, vai. Troppo. Ah, troppo. Mi ha detto che mi aveva dimezzato, maledetto. Colpo del maestro. Mi sa che devo rifare. Dimezzati. Duplice allora. Poi fulmine. Valuta, farà schifo. Fuori di gente, più uno arriva. Adesso? Decente, no, finiamo, perché la parte lì l'ho distrutta. Sì, normale, vabbè. Proviamo a rifarla, dov'è? Borsa equipaggiamento.
Boomerang di Betulla, no? Dov'è il boomerang? Ecco qua. Dammi. Lo sistemiamo. Allora. Qui. Ancora. Siamo. Oddio, ok. Poi. Doppia. Ok. Fulmine. Ok. Facciamo battitura doppia, non doppia, duplice. Duplice, no. Duplice qua. Ok. No, colpi critici, no, valuta. Ok, a posto. Via, più tre. Ok. A posto. Allora, equipaggiamento. Il nostro Eric. Togliamo via questo e gli mettiamo questo qua. No, questo era meglio. Aspettate, questo è molto meglio. Ecco qua. Schieramento, antigriglia. Ah, ecco qua. Adesso posso fare questo. Potere pimpante. Che potere è? Ultimo baluardo. Ah, che carini. Quello è il nome di Roccapietra. Poi Erika niente. Silvia niente. Jade. Ok, possiamo sbloccare questo. Cos'è? Draghi furenti, ok. E niente, basta così. Schieramento, rimettiamo Jade. Spero che sia giusto. Andiamo. Ok. È giusto? Sì, livello 4. Ok, non vedo nessun esserino, quindi uccidiamo lui, o meglio. Uccidiamo lui. Allora, colpo multiplo. Quello è già morto. Facciamo Big Bang. Ah no, non colpisce tutti. Che schifo. Allora facciamo boom. Colpo del sonno. Ok, andiamo. Ok, lì posso salire. Ok, lì c'è qualcosa. Andiamo a vedere. Stammi lontano. Ah, posso salire anche lì sopra. Ok, soldi, anche se non ho visto. Posso salire? No. No, mi sono confusa. Non si può salire, meglio così. Così almeno non mi perdo. Salutiamo loro. Via. Ok, per di qua. Ok, tutto è stato, però il drago, questo qua voglio provare. Giga dragone. Ah, vediamo un po', poteri più infanti. Freddi incendio, draghi furenti, spazzata fiammeggiante. Proviamo draghi furenti. Ok, e facciamo colpo del drago.
Frusta del drago. No, non è per i draghi. Però noi lo facciamo lo stesso. Deboluccio però, va bene. Tendente traditore. Proviamo, voglio vedere quanto... caspiterina, toglie un po'. Allora, curiamoci velocemente. Toglie abbastanza, però è utile utilizzare. Wow. Allora. Dio, è un labirinto sto posto. Ok, no. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Palazzo della malvagità è lì che si trova il nostro Mordegon. Allora, proviamo a vedere qua prima. Ah, lì non posso. Ok. Quindi neanche qui posso, vero? No, infatti, niente, devo uccidere il fratello e il cugino di Indignit. Vai, uccidiamolo. Com'è che si chiama? Oh, tempesta dei fuochi e demone caduto. Che sia Indignit risorto, boh. Vediamo un po'. Colpo del falco, spada del grande potere, degno di uno scrivitore esperto. 48. Vabbè, dai, proviamo. Wow. Facciamo bufera, non può fare, no, soltanto per loro. Facciamo battito ciglia, vai. Mi fa troppo ridere sto attacco. Facciamo a caso, colpisce tutti? Ah no, colpisce uno, va bene. Colpo multiplo. Quello è resistente, muori? Ah, che cavolo, muori. Ok. Andiamo per di qua. Ok, possiamo sbloccare l'area. Ok, dov'è il nostro drago? Dammi. Muori? Ok. Allora, vediamo cosa c'è. Lì non c'è niente. Ah, sopra. Ah, siamo arrivati al massimo. Ok, quindi qua 4 piani. Ottimo. Qui. Gemma dell'evoluzione. Ok. Poi lì si scende, ma tanto. Non ci serve. Ok, siamo dall'altra parte. No, non siamo dall'altra parte, è vero, siamo al quarto. Cos'è? Dove mi porti? Ah sì, ora siamo dall'altra parte. Fai vedere? Esatto. 4 esterno, no, facciamo prima dall'altra parte che lì è chiuso, perché lì bisogna andare all'esterno, quindi non mi va di andare all'esterno. Andiamo per di qua. Poi... ok, lì la porta, esatto, però ci andiamo dopo. Scusate. Ok, vediamo qui cos'è che c'è. Allora, il drago l'avevamo già sconfitto. Intendo per la lista. Lista dei mostri. Ok, lì c'è una porta. Qui cosa abbiamo? Un mostro? No.
spada delle stelle. Che bello. Però non lo posso usare perché mi serve la spada della luce contro Mordegon. Però più avanti la utilizzerò. Ah, finalmente posso aprire l'altra porta. Ah no, non è l'altra porta. Ok, il ponte. Va bene. Quindi l'altra porta l'avevo già sbloccata, no? Perché c'era una porta con il sigillo rosso. Quindi, boh. Tanto torniamo. Statemi lontano. Vediamo che mostri ci sono. No. Ok, mostri mi manca. Me ne mancano due, però mi sa che l'altro è questo qua, che non l'avevo già fatto. Mi pare. Ah no, l'avevo già fatto. Vabbè, non importa. Big Bang. Ok. Allora, andiamo qua. Ok. Lì ho sbloccato, però noi andiamo per di qua. Io per sicurezza comunque andrei a salvare all'entrata. Per sicurezza, perché non mi fido di entrare da Mordegon. Ah, c'è anche qua qualcosa. Andiamo un po'. Eh sì, eccolo qua il bottone mancante. Ah no, è sempre l'altra porta, ok. Va bene. Andiamo all'esterno. Ok. Cos'è? Lancia di Lucifero. Ok, ma io mi tengo quello dello slime. Via, 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 via. Adesso io, piuttosto che andare lì, voglio scendere un secondo e salvare. Quindi andiamo a prenderci il dragoniere. Perché non credo che ci sia un'altra statua lì. Manca a livello di lore lì. Anzi, proviamo a dare un'occhiata qua prima. E lì c'è una porta chiusa da loro, qui. Caspita, non mi lasciano passare. Vabbè, morite male allora. Ah, sei mio. Ma avevo avuto un sacco di fortuna, caspita. Cioè, questa è la terza volta che trovo un re-slime grigio. Ottimo, colpo del drago. Lì è resistente e muore. E dai, muori. Ok, 85, 86, 83, 84, 81, a posto. Ok, curiamoci. Ok, lì completa. Allora di là cos'è che c'è?
Ora puoi addentrarti nel cuore della fortezza. Sì, ma ci vado dopo. Andiamo da loro. Tanto prendiamo Hendrik. Allora, facciamo no, Big Bang. Tempesta di fulmini. Scusate per la tosse. No. Levarti gli geliti? Poco. Ok, vediamo un po' cosa che c'è. Esatto, questo è quello del sigillo rosso. Ora possiamo andare. Almeno a vedere cosa c'è lì. Ok. Tanto comunque ci devo ritornare per salvare. Quindi. E dai, alla fine non era così labirintoso. Ok. Andiamo da lui. Ok, andiamo. Scendi, scendi. Ok, dov'era la porta che non sono andata? Allora, l'ingresso era qua. Oddio, questi pezzi? Ah, ottimo. Mio. Mio. Non mi ricordo più. Allora, l'ingresso era questo. Di là ci sono già andata, quindi qua. Vediamo se è giusto. Esatto, vediamo cos'è che nascondeva. Bracciale del lampo. Ok, fa vedere. Deve essere importante se l'ha lasciato lì. Quindi, chi indossa questo bracciale può muoversi con grande rapidità. Andiamo? Forse per gli attacchi. Andiamo un po', lo utilizziamo. Allora, torniamo all'ingresso. E salviamo. Sì, vabbè, però toglietevi di mezzo. Ok. Salviamo. Ok. Comunque il tempireo non c'è, strano. Vabbè, ci sta. Quale tempireo sta qui? Magari lo si può trovare dopo. Allora, salviamo qui, al 4. Ok, a posto. L'abbiamo fatta. Rientriamo, evitando sti qua perché non voglio sprecare punti mana. Che bravo, stai lì. No, accidenti. Colpo multiplo.
Ok. Andiamo. Usiamo lui. Sì, vabbè. E io volevo soltanto lui. Questo va. Vai. Ok. Ok. E ora voliamo su. Forza. Su, 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 su. Dobbiamo fare un bel volo. Dobbiamo andare al quarto piano. Magari un po' più veloce. Ok, lì abbiamo preso tutto. Ok, siamo arrivati. Da che parte? Qua. Allora, ok, lì c'è un portier. Sì, siamo arrivati, quindi... Varie. Griglie dell'abilità, cosa abbiamo? 27, Silvia, niente. 26, Rab, andiamo a vedere. Qua. Cos'è? Mente libera. Ok, parte di potere pimpante. Comunque... Tiramento, io mi voglio avere. Se non mi tengo loro tre, dai. Hendrik, Sylvian e Jade. Perché non sarebbe male Serena, però. Magari diventa troppo semplice per me, dato che faccio cure. Però, no, va bene loro tre. Però noi dobbiamo presentarci bene al cospetto di Mordegon, quindi... uno penserebbe questo, no? Un guerriero lì. Invece no. Il mio guerriero è questo. Un deficiente. Adesso ci facciamo una bella foto. C'è anche la modalità foto. Dov'è? Dov'è? No? Ci ricordiamo di questa avventura. Così? No, posizioniamo lì bene. Così, dai. Da questa parte. Così? Ah, che bello, si può cambiare. Singhiozzo. Ah, possono cambiare, che bello! Passo indietro. Singhiozzo, indica. Passo indietro. Cenno con la mano, saluto, applauso. Ballo, oh, ecco. Com'è che si fa a scattare? Ah, ok, qua. Ancora. A posto. Basta, 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 ce lo ricordiamo. Bene. Ora andiamo a combattere, così che si combatte un boss finale. Facendo un selfie, vestiti bene. Ah, caspita, è lungo sto posto. E lì c'è anche un teletrasporto, vediamo un po'. Scusate se è lento purtroppo questo vestito, però io ci tenevo a sconfiggere Mordegon vestito così. Cioè, bisogna vestirsi a festa, siamo in un castello. Siamo tutti vestiti eleganti, tranne il nostro caro Eric che è vestito da pirata.
Oddio, che succede? Non è Mordigon. Oddio. Veronica. Non è lei, non piangerebbe mai come una deficiente. Serena, ma dai. Non è Veronica, non parlerebbe mai così. Mu ci chiede di morire. Lo sapevo! Lo sapevo! Perché non è Veronica? Ah, perché sono morta per... Non è Veronica! Mamma mia, che razza di demone è sta qua? Rimuore di nuovo Veronica, che ti devo dire? Ah, non dobbiamo combattere? Diciamo che demone è? Ah no, sparisce così. Ok, pensavo che fosse un mini boss. Lo sappiamo, Serena. Iago, quindi dobbiamo combattere contro di lui. E beh, giustamente. Niente, contro Iago allora dobbiamo combattere. Bene, uccidiamolo. Questa è la resa dei conti. Greig, mada ikinobite ita no ka? Aikawarazu shūnen dake wa rippa da na. Sono shibuto sa, sonkei ni atai suru ya. Sate, koko made kite moratte nanda ga. Abbiamo fatto tutta la fatica, quindi rimarremo qui. Muskira ga ganbatte koko made kitan da. Kinen ni kono magunsire homeros ga. Kisamara o jikijiki ni homeros. Ci ha risposto da solo. Che tipo. Oddio, mo divento un demonio. Eccolo. Stava meglio prima con quel vestito. Devo dire che Iago così mi fa ricordare... Aspettate, lasciamolo parlare, ok. Mi fa ricordare il design, adesso non mi ricordo perché dovrei rivedere Dragon Quest 9, però mi ricordo che c'era il nemico così, se non sbaglio. Poi ovvio non era Iago in Dragon Quest 9, però il design è simile. Poi devo vedere. Esatto, solo in cattiveria. Yukuzo! Kisamara no shikabane o
ルノーガ様に捧げてくれるわ。Offrirò i vostri corpi smembrati come tributo all'onnipotente Mordidon. Provaci. Ok, boss. Malo Iago. Ok, perché è in quella forma lì. Iago, cadrai per mano mia. Ti ho superato, Hendrik. Inginocchiati davanti a me. Col cavolo. Allora. Sarà difficile, abbastanza. Comunque, punizione. Poi, multi-umf, lo diamo a Hendrik. Tecniche, facciamo... Ma zitto! Che sto pensando, spada in guardia, così evitiamo certi colpi. Oh mio Dio, è forte, forte. Oh no! Ok. Facciamo tornado rosa. Ok, colpisce tutti. Multiumf di nuovo a Hendrik. Oh mio Dio, no, mi devo curare. Ok, bravo, ridi, ridi. Allora, incantesimi. Dov'è? Facciamo omnicura, curiamoci tutti. È potente l'attacco, però spreco un sacco. Ten fatal. Accelerazione. Diamine. No, 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 no. Oh mio Dio. Ok, mi sono parato in qualche modo. Ah, è vero, ha ridotto il multi-umf. Va bene. Ipercura. Ma piantala. Facciamo... Tuffa il cuore. È uguale a amore pericoloso. Oh mio Dio! Anche questa volta abbiamo sconfitto un nemico col potere dell'amore. Cringe, però va bene così. Non pensavo che sarebbe stato distrutto. Però ci sta. Si chiama amore. È il potere dell'amore, dell'amicizia. Classica storia. Il primo tra i demoni. Scusate. Scusate ancora. Ti rendi conto, Iago, che sei umano anche te, in teoria? Vai, Hendrik, parti col discorso. Mata soyatte omae wa ore no saki o yuku no ka? L'invidia è una brutta bestia, Iago. Sai cosa volevo? Cosa che io desideravo con tutte le mie forze? Una stretta di mano da parte di Hendrik. Cosa che Hendrik non l'ha fatto, maledetto. Dai, dillo. Ah, volevi essere come lui. Beh, almeno lo ammette. Ed è sparito. Bravo, Hendrik, non c'è nulla da dire. Pensavo che avesse fatto il... Ah, ecco! Ok, allora sono 6 globi. Ma ti dicevo il globo d'argento dov'era. Ok, giustamente ce l'aveva Iago. Scusate, mi fa molto ridere dopo aver sconfitto Iago.
me ne ero dimenticato. Io pensavo che appunto saremmo stati davanti a Mordegon, invece no. Quindi andiamo su. Ecco qua. Vabbè, allora quel selfie era un selfie prima del combattimento di Iago. Adesso ne facciamo un'altra. Oddio, che succede? Mo scompare. No, fanno il discorso. Andiamo. Andiamo. Scusate. Oddio. Ma che... What? Ciao Franez, come stai? Sei arrivato al momento giusto, stavamo per combattere contro Mordegon. Abbiamo già sconfitto Iago e mandato a quel paese lui e l'altro, l'altra sentinella spettrale con il potere dell'amore. E non sto scherzando perché l'ultimo attacco è stato il primo amore pericoloso da parte di Sylvian e con... contro Iago l'amore, il tuffo nel cuore di Jade. Sto bene, stanco dalla palestra e dal caldo. E tu? Oddio, allora sto bene, però sto morendo anch'io di caldo. Però da te immagino di più. Adesso vediamo chi è che ci sta bloccando. Oh mio Dio, no, tutte le sentinelle. Mamma to damasare ta you da na. Kono Homeros ga ano mama owaru to omou ta ka. Ma gli altri li abbiamo uccisi. È un'illusione. Tosta hasara. Masaka fukkatsu shita tte ru ka? È un'illusione. Guarda caso sono l'unico che non Saigo wa yahari kou naru no da yo. Greig. Sono l'unico che non è stato imprigionato. L'amore di Sylvan è pericoloso, se... È un'illusione. Ok, non è un'illusione. Sì, molto caldo. Adesso si è fermato un po', 31 gradi, ma precipiti di più, Dai, almeno giugno l'abbiamo superato. Manca luglio, che è quello più pesante. Oddio, momento amicizia. Vai. Vista la tua storia, IG. Mi sono condotto qui. Tutto che è il finale di Sarai Kirsten. Sì, tutto bene. Ci ho messo poco. Io pensavo che sarei morto un sacco di volte, invece no, l'ho battuto al primo colpo. Il suo scudo aggiunge il nostro spalla. Sì. Lui verrà con noi. この程度の力でわしらは止められん。貴様を倒してウルノーガの元へ行く。そして16年前の借りを返すんじゃ。私決めたんだから、勇者ちゃんと魔王を倒すって世界中の笑顔を取り戻してみせるって。お姉様に誓ったんです。最後まで勇者様をお守りすると。 Diventa un Super Saiyan adesso. Eric ci starebbe benissimo con quel taglio di capelli. E basta, muori Iago, vattene. Eric Super Saiyan Blue. Sì. Ma da yareru. Urunoga-sama. Ima ichido o chikara o. Ma muori. Ti abbiamo sconfitto. Esatto, basta Iago, ci hai rotto le palle, esatto. È finita, Iago, rassegnati. Non posso morire, non ti ho ancora superato, devo umiliarti. Ma perché non lo ammette?
Dammi una stretta di mano, questo dovrebbe dire. Forza, Hendrik, dagli una stretta di mano. Omeros. Omae wa ore ni naritakatta to itta ne. Daga ore wa o ni shiroarete iru. Ma che sta dicendo? Che sta dicendo? Questa non è vero, non è vero. Non ha senso, ero io che seguivo le tue orme. Ma dai, questa non è vero. Era Hendrik che fermava sempre Iago ogni volta che faceva degli sbagli, quando Iago voleva pure prendere lo scudo del re. Ma non è vero per niente. No, mo si sta dichiarando a Iago. No, il nostro sposo traditore. Com'è possibile che tu non te ne sia mai reso conto? Forse perché non è mai successa sta cosa. Non è vero. Sta dicendo bugie per farlo sentire bene, questa è la verità, perché non è vero, nel passato lì che abbiamo visto, anche le persone che dicono, cioè Hendrik quello che lavorava e sgobbava, invece Iago stava lì a fissarlo male, dai. Ciaone Iago, muore, a mai più. Ecco, adesso sì che possiamo combattere vestiti in questo modo. Vediamo un po'. Facciamo la foto, ultima foto. Allora, di posizione. Così, dai. Vediamo un po'. Questo? Ma questo a caso. Ma l'eroe con la tuta della felicità? Sì, perché io pensavo, magari metto il guerriero di Dundrasil. Poi ho detto, no, il mio personaggio è scemo, lui deve essere così. No, facciamo qualcos'altro a caso. No, questo no, però gli altri non stanno facendo niente, fate qualcosa mentre io ballo. Vabbè, dai, facciamo questa foto, ok, e ne facciamo un'ultima volta, però facciamo, no, pollice in su, invito, sì, vieni, vieni, altra foto, attivissima, pugno serrato, posa da duro, no, guarda Jade. Ogni tanto passa e vedo che stai facendo delle foto, sì, prima del combattimento finale. Che succede? Allora, abbiamo sconfitto i generali che mancavano, adesso stiamo per affrontare l'ultimo boss, però prima un selfie. No, facciamo... No, dov'è? Indica, passa indietro. Dov'è il ballo? Dov'è? Forse saluto, applauso, ballo, ecco qua. Ecco qua, a posto. Ora possiamo andare, fieri. Andiamo, andiamo, andiamo. E uccidiamolo. Ok, fortezza e terrore, palazzo della malvagità. Eccolo qua. Empireo, eccoti qui. Lo sapevo che ce n'era uno. Sono sorpreso di vederti lucente, sono un sacerdote itinerante di Acronia, un tempireo nomade per così dire. Non hai una bella cera, ma posso rimetterti in sesso? Oh, che carino! Sono venuto al castello appena ho potuto, ma ora non trovo più la via d'uscita. Comunque, se posso aiutarti, il tempo che ho perso qui dentro non sarà stato vano. Dunque, senza indugio... Oh, ho capito, quindi non mi dà la passparola.
che mi fa morire, mi sembrava una passaparola. No, e anch'io pensavo una passaparola, invece no. Però è uno che ci salva, dai. Ottimo. Ma sembrava, boh. Perché ce ne mancano alcuni di passaparole. Io pensavo magari anche qua uno. Invece no, ci salva. Comunque adesso andiamo a combattere. E no, ho visto adesso che c'è il simbolino della chiesa a posto. Andiamo a uccidere il nostro Mordegon. All'interno si percepisce un'aura di assoluta malvagità. Deve provenire dal Signore delle Ombre. Vuoi davvero entrare? Sì. Dobbiamo finire questo secondo atto. Mordegon, la tua ora è giunta, esatto. Cioè, guardalo, cioè, seduto così, ci stava aspettando. È rimasto lì per tutto il tempo. In quella posa. Kitaka. Yusha no na o tsugu mono yo. Bambutsu o tsukurishi. Il bro, guardalo, esatto. Ima ya oare koso ga. E tutto storto, tutto bello spamparazzato. Poi ti viene male alla schiena, stai seduto così. Eh sì, per chissà per quanti giorni, per quanto tempo è rimasto così ad aspettarci. Che bellina la chat. Sì, l'ho sistemata perché volevo una mia personale, quindi ce l'ho fatta. No, non riesce neanche ad alzarsi con il mal di schiena. Seme no kongen. Taiju no tamashi o eta ware ni totte. Kisama nado. Fukeba chiru hito ha ni hitoshi. Ora chiacchiera per aspettare che gli ripartano le gambe, mica per Aldo, esatto, Fran. No, scusa, non Fran, c'è Red Firex, giusto. Ma sì, perché camminava lento, poi guarda quanto è orribile sto qua. Era meglio prima, eh. Perché prima aveva un aspetto diverso. E l'aspetto iniziale che aveva era più figo, invece così è bruttissimo. È brutto come me quando mi sembra la mattina. Ma no, Franez, non dire così. Quanto sarebbe bello uccidere anche lui col potere dell'amore, come ho fatto con le due sentinelle. Ma lo faccio per davvero, adesso provo, sì, sarebbe bellissima una cosa del genere. Tutto cringe, tutta con la forza dell'amore e dell'amicizia, che è un classico. Allora, lui è tosta. È vero che sono livello 80 qualcosa, ma è veramente tosto. Io sarò morto un sacco di volte ai tempi, perché ero 50 lì di livello. Però penso che sarà tosta anche a livello 80, quindi. Allora, facciamo. Dov'è? Spada d'inguardia. Lei invece continuiamo a fare puffa al cuore. Voglio ucciderlo così io. Allora, intanto facciamo accelerazione. Wow, cosa possiamo fare? Ultimo baluardo, doppio colpo del drago, fronte freddo, tuono distruttivo, colpo del boia. Questo è utile, vai. Adesso sì che siamo protetti.
Ok, allora curiamo il nostro povero Silvia. E lo sapevo io che era potente. Allora. Ah, mi ha tolto accelerazione, maledetto. Facciamo punizione. Super difesa. È vero, perché lui c'ha l'altro globo. Sì, vabbè, questa qua sembra veramente la Dark Souls lì. Dark Souls 3 è diventato. Con Sullivan, il suo doppione. Allora. No, devo beccare tutti, quindi... Boom. Vai. No, lampo, tempesta. No, super fulmine, no. Lampo, no, boom. Danza, 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 dov'è? Sì, ti pareva che rubasse i punti mana. Allora, facciamo Ben Fatal. Curiamo Jade. Vediamo gli altri cosa che dicono. Allora, questo è il vero aspetto del demone, davvero terrificante. Che sensazione insopportabile, questa è pura malvagità. E vabbè, tu non parli. Dopo vediamo cosa dice Sylvian. Comunque, bacio letale. Ok, niente. Allora, facciamo Omnicura. Allora, dov'è? Amore pericoloso. Ok. Così tra un po' riusciamo a ucciderlo. Incantesimo. Oddio, ce l'ho fatta a farlo dormire. Pensavo di no. Allora, super difesa, multipla. Vai Jade, tuffa il cuore. Ce l'ho fatta! Ho usato il potere dell'amore anche su di lui. L'ho fatta addormentare e poi... potere dell'amore. esatto, la ipnotica con Eric, sì, però non avevo messo il pugnale a lui. E questo è il potere dell'utente, il potere dell'amore. Ah no, c'è la seconda parte. Fatta la clip e mando su Instagram. Grazie Franet. Oh no, c'è la seconda fase. Mi sembrava strano. Adesso sì che sarà difficile. Classica frase. Signore padrone di tutte le cose. Chi non l'avrebbe mai detto? Da parte di un cattivo. Te ho corrobo sangue.
Mi sa che c'è la seconda fase. Magari scoppia dopo che ha finito di caricarsi. Magari alla Dragon Ball proprio. Non sarebbe male. Lo sapevo che c'era la seconda fase. Vabbè, ci sta, se no sarebbe stato brutto come boss finale. Comunque questo sarà difficile. Meno scontato con power up del boss finale, sì. Ancora più brutto. Posso dire che potevano fare un design un pochino meglio? Cioè, cos'è sta roba? Esatto, chissà perché ha un drago come amico. Ma mica è Dragon Quest, però devo dire che questo design non mi piace. Cioè, speravo in meglio. Comunque qua bisogna fare attenzione. Sì, sì, serpeggiano e ballano, va bene. Allora, poteri pimpanti, vediamo che cosa... Non faccio spoiler, ok, non fare spoiler. È tipo un drago serpente doppio, sì. Allora, un nemico stupefacente, tempesta da qualsiasi fondo, ghiaccio e fuoco. Draghi furenti, contro draghi e le macchine. Vediamo se i draghi furenti può andare bene. Vabbè, ok, uno per volta. Questa è la coda, bruttissimo. Ok. Allora, io devo anche sostituire chi è che tocca. Ah, è vero, tu cosa che dici? Dunque, la sua vera forma è questa, eh? Non è sorpresa, non dobbiamo temere nulla, conquisteremo la vittoria. Te invece, siamo arrivati fino a questo punto, non possiamo arrendici, lo so. Allora, tattiche, schieramento, questa volta cambiamo. Ci prendiamo Serena, vai, al posto di Hendrik. Allora, vediamo un po' se Serena ci acca l'attacco. In teoria forse sì. Comunque, colpo del drago. No, non è un drago. Anche se ha la forma, quindi non può fare danni. Allora, facciamo punizione. Per cura. Accelerazione, dov'è? Adesso non è un drago, a che famiglia appartiene? Boh, bella domanda. Allora, Andetra, Alma Mater, grazie della dea. No, non ce l'ha l'attacco. Accidenti, niente. Rab, tocca a te. Incantesimi, omnicura. Allora, multipiede, vediamo un po'. Ok, mo è arrivato Mordegon. Cos'è? Incantare un nemico, ma dubito che funzioni, però proviamo. Niente. Coloride. Allora, dov'è che ha l'attacco? Dov'è? Ecco qua. Ma questo ride, ma questo è fuori. Facciamo tempesta di fulmine, vai. Fulmine di fuoco, sono gli schiaffi.
Proviamo, dai. Non l'ho mai visto. Ok, ora sono insieme, questo è un problema. Calattacco, calattacco, dov'è? Niente, è mancato, peccato. Questo ride invece di attaccare si sconfigge gente. Meglio che rida, perché se no è un problema. Oh, caspita, si è avvelenato. Come? Nonnino! Allora, puff puff non funziona. Allora, ritorniamo con punizione. Incantesimi. Niente, facciamo... Faccio Big Bang? No, colpo del falco, vai. Oh mio Dio. Allora, Silvia, incantesimi, che cos'hai? E non ha cura perpetua? No. No, devo per forza mettere lei. Oh mio Dio. È orribile il suo animo tra bocca di odio e di rabbia. Devo staccare che devo condividere il mio schermo. Buona serata, ciao Pirates, è stato un piacere. Allora, noi continuiamo. Sai cosa? Allora, continuiamo con Jade per un po', poi torniamo con Hendrik, quindi... non so cosa fare. Vediamo colpo del tuono se riesce. Niente, mancato. Ok. Detto, ecco qua. Aumenta di molto l'efficacia degli incantesimi di chi usa questa tecnica. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Omnipura. Oddio, cosa faccio? Vedo che fa danno comunque, anche se sono livello 81, caspita. Mano divina, è vero, non l'ho mai fatto. È morto? No, ok. Ah, ho capito cosa ha fatto, maledetto. Non ci credo che venticello fuori le gioie della vita. Ah, caspita, Mordegon a posto. Yeah. Allora, tattiche, schieramento, rimettiamo lui. Sì, vabbè. Anzi, tuffa il cuore. Tecniche, vai, vai. Amore pericoloso.
Oh mio Dio. Jade è divorata. Ma che cavolo. Esatto, non toccatemi Jade. Amore pericoloso, vai. Che schiva la avvelenata proprio. Io comunque faccio sempre super ninna nanna, non mi frega niente. Incantesimi. Multicura, dov'è? Forza, devi morire col potere dell'amore. Oh mio Dio. Incantesimi, omnicura. No, si è addormentato Sylveon. Potere pimpante, a fil di vento. Prendete tempo attacco lampo. No, per ora niente. Facciamo a lui. Andato, col potere dell'amore è andato. Però potrebbe ritornare in vita, secondo me. Esatto, lo sapevo io. Dobbiamo uccidere la coda adesso. Draghi furenti, spazzata fiammeggiante, urla assordante. Proviamo. Sì, insieme, immagino. Però fa niente, dovrebbe essere comunque vicino. Esatto, c'ha poca vita. Comunque, pensiamo di uccidere lui. Ah, caspita. Ti prego, non Jade. Me ne ero dimenticata che era paralizzata. No, no. Omnicura. Devo usare anche il filtro lì. Cosa potresti fare? No, vabbè. Ce la possiamo fare. Ma voglio riuscire a usare il potere dell'amore. Per quanto sia cringe. Caspita. Ah no, solo vita fa. Niente, allora. Oggetti. Oh, ce l'hai fatta. No, si è addormentato. No, si è addormentata anche Serena, no. Vai, Jade. No. Serena, svegliati. No? Ti prego? Sono tutti addormentati. Oh mio Dio. Poteri. Melodia metallica, no. Incantesimi.
Omnicura, vai. Chi è che ha divorato? No, Serena. Gli altri stanno dormendo. Ok. Oh, scusate. Allora, tu fa il cuore a Mordegon. Ah, adesso si chiama Mordragon, non Mordegon, va bene. Cambiato nome. Dai. Accidenti. Acqua santa. Acqua magica, no, acqua magica, vai. Danza, danza, danza. Ci ti avviamo te con un bevo del gruppo allo stato di alterazione, però vabbè, facciamo uno del fuoco. Ok, mancato. Oh, accidenti. Che ho? Urlo assordante. Attacco lampo, no, per ora no, incantesimi. Lo so che non fa nessun effetto, però. Ce la devo fare. Amore pericoloso. Vai, coda. È morta. La sorge. Dai che ce la faccio. Basta. Allora, oggetto. No, 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 acqua santa. No, acqua santa, panacea. Fiala piccola. Vabbè. Vai. Centesimi, no, facciamo. Quella piccola. Dai, tuffa il cuore. Coda. Ok, l'altro è andato. No, manca un colpo! Ti prego non svegliarti! Ti prego non svegliarti! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Col potere dell'amore sono morti! Ecco, è quello che si merita, sto maledetto signore delle ombre. Che cos'è questo potere? Un po' alla Harry Potter. Ma io sono Mordegon, sono il signore padrone di tutte le cose. Ancora a dire sta cosa. Do
Muori, dai. I loro costumi sono andati via. Yattoko. Una voce misteriosa riecheggia nella stanza. Oddio. Ah no, ok. Urunoga o taoste kuremashita. Che? Rotozetashiya wa iki o fukikaeshi futatabi inochi de michite iku desho. Yggdrasil. Oh, che bello la cutscene, quella fatta bene. L'abbiamo sconfitto finalmente, sì. È stata provata, grazie. No, ma il livello di CGI qua è bellissimo. Dai, che abbiamo finito il secondo atto. Ti prego, non mi morire, nonnino. Molte vite sono state perse. Che succede? Ah, Yggdrasil, ok. Ora torna l'albero. Che bello! ウルノーガが取り込んでいた胎児の魂が元に戻り命の胎児が息を吹き返したんじゃな。この景色をお姉様にも見せてあげたかった。帰ろうぜ、みんなのところに。 Sì, ti prego, devo salvare. E abbiamo finito il secondo atto.
Ok, partono i crediti, cioè secondo atto più o meno tra virgolette, questo sarebbe la fine, però in realtà c'è il post game che andremo a vedere domani, perché domani facciamo Dragon Age, sì Dragon Age, mi confondo sempre, Dragon Quest non Dragon Age, che hanno lo stesso nome, quello è il problema. Comunque bellissimo. Allora, forse ho capito perché tu mi avevi detto, Franitz, il motivo per cui Mordegon c'ha la coda di drago. Cioè, il drago c'ha un motivo, quindi lo vedremo. Il post-game è così bello. Sì, però c'erano delle cose che mi avevano fatto un pochino arrabbiare, non tanto. Un po' delle piccole delusioni, però per il resto. Comunque lo vedremo nel post-game, tutta la roba. Comunque bellissimo, Silvia anche ritorna, ha mantenuto la promessa al suo paparino. Ma che belli che sono. C'è anche Dave. Invece il luogo, quello che stiamo vedendo ora dietro alle scritte lì, so che cos'è, quello me lo ricordo e so anche dov'è, però la porta è chiusa. Perché c'ero andata per sbaglio con Ketacias e quindi poi mi sono ricordata, no, devo andare via perché quello lì è dopo. Ok, Rab è ritornato giustamente alla lapide. Mi sa che ha deciso di rimanere lì, poverino. Però almeno ha mantenuto la promessa anche lui. Ah, cavolo, ecco da chi mi sono dimenticata di andare, dal re Carnelio prima per vedere la sua reazione con la figlia. Vabbè, me ne sono dimenticata. Vabbè, non credo che partisse una cutscene. Secondo me i diragi, allora sei viva. Tutto qui, secondo me. Prossimo luogo. Chi è che deve fermarsi? Che succede? Ah, ok, Alboria. C'è anche una luce lì. Ma è quella la statua di Serenica? No. Oh sì. No, ok, infatti no, mi sembrava strano. È la statua quella classica lì dove si prega e si salva. Solo che in versione gigante. Oh, poverina. E da un'altra parte, se non ricordo male, ok. Ok, tutti belli cordiali. Ah, va nel giardino. Mi sa che hanno fatto lì la lapide, nel giardino dove avevamo trovato Veronica. Qua invece ci portiamo Eric. Ah, ma lì ci sono anche dei simboli, anche a Gelheim, a Cum Nevis. Ecco qua, ritorna dalla sorellina che si risveglia, vero? Dimmi che si risveglia. Ok, sì. Ma adesso una bella sgridata per aver combinato tanti casini a Castelloro. Sto scherzando. Poverina, ne ha passato comunque.
Ok, ora mancano Jade e Hendrik che andranno di sicuro a... Ah no, però Ellador non è ancora stata ricostruita, quindi loro tre vengono con noi a Roccapietra. E effettivamente anche a Roccapietra c'è il simbolo. Tutto simbolo dei tempi rei. No, c'è Sabbi. E poi vabbè, c'è Gemma. Però noi torniamo da Sabbi. Al massimo a letto senza cena, stasera sorellina sì. Oh, scusami che arrivo, che mi è suonata la... il coso lì. Arrivo, eh. Intanto ti lascio i crediti. Ok, allora Jade è da Re Carnelio, è ritornata dal suo paparino. Infatti io ho tardato un po', sono qui da 2 ore e mezza, caspita. Io ti lascio i crediti, arrivo subito. Io comunque sono qua. Muto un secondo il microfono. Però ci sono, eh. Ok, eccomi qua. Abbiamo finito. Che bello. Mamma mia. Che succede? Il post game? Però prima devo salvare, ti prego. Ma quello non è Octagonia. C'è un Tempireo. È l'ingranaggio. Qualcosa di misterioso brilla, sì. Comunque potevano farlo brillare di un altro colore. E lì c'è il piccolo Tempireo, che carino. Oddio, questa grafica qua sembra Pokémon. Vuoi salvare? Sì, ti prego, perché devo chiudere. Allora, salviamo qui sul 5. Pokémon Quest 11, sì. Finita. Fine. Punto di domanda, perché non è vero. Si continua. Il Signore delle Ombre è stato sconfitto e il mondo è di nuovo in pace. Quello sì. The End. No, esatto. Alcuni giorni dopo mi sfocio e il suo compagno si ritrovano dal bar per ricordare la loro defunta amica. Veronica continua, esatto. Beh, guarda come brilla, continua, a differenza di The End. Oh, finalmente, da domani terzo atto. Wow, cioè guarda che grafica. Continua. Vabbè, questo lo vediamo dopo. Ok, allora facciamo gli ultimi saluti. Tutto sbrilluccicoso, sì, esatto. Comunque livello 85, dai che manca poco per 99. Comunque, io sono qui già da troppo tempo.
Quindi abbiamo già fatto un salvataggio, chiudiamo, anzi facciamo transizione. Ok, chiudiamo anche il gioco. Allora, 14 livelli, dai, ci sei, sì, ci sono. Comunque, termino la live qui. Abbiamo finalmente finito il secondo atto, comunque la parte finale della prima parte della storia, diciamo, tra virgolette, perché poi dopo vedremo nel post game domani. Ora tu stacchi, io vado su Dragon Quest 11, sono all'Accademia delle medaglie, ok, a posto. Anch'io ci devo ritornare perché ho 50 mini medaglie. E niente, ringrazio FireTest per essere passato di qui, avervi fatto compagnia, ma soprattutto ringrazio anche te, Franez, per essere passato anche qua. E niente, ci vediamo domani e vediamo un po' cosa succede. Saluti.